Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Tempi Supplementari. Ci stiamo avvicinando alla fine della stagione 23-24, ma già vi anticipo che stiamo lavorando per la stagione 24-25. I format saranno sempre gli stessi, con qualche novità che vi annunceremo a breve. E allora è una puntata di bilancio, come quella che è stata quella della scorsa settimana che ha visto ospiti Federico Valentini e Marcello Marini. Federico Valentini, allenatore della Santerana, Marcello Marini, vicepresidente del CIL Cinardi. Questa sera ospite il direttore generale della Virial Tevere San Sepolcro, Marco Farinelli. Buonasera. Il responsabile dell'area tecnica della Virtus San Giustino, Lorenzo Angelini. Buonasera. Allora, intanto, temperatura gradi 23. Chiaramente tu hai obblighi con gli sponsor, hai messo lo strapuntino. Dillo ufficialmente agli amici che qui non fa freddo. No, non fa freddo, ho allazzato lo strapuntino perché lo sponsor prevede che lo allazzi. Ecco, perfetto. No, lo diciamo così almeno evitiamo, no? Sì, sì. Allora, intanto, da una parte faccio i complimenti alla Virtus San Giustino, te li ho fatti il giorno, credo lunedì, no? Il giorno dopo la salvezza. Ci sono delle notizie da dare, le daremo, che riguardano soprattutto il tecnico e non l'area tecnica. E ringrazio Marco Farinelli per essere tornato qua. Allora, c'è stato una piccola incomprensione, credo, tra di noi, la dico pubblicamente. Io pensavo che non volevate venire più. E invece ho scoperto che non vi chiamavano più e quindi mi prendo la colpa e quindi mi scuso, perché no, davvero ci avete sempre messo la faccia. Ora però quello che dico lo ribadisco: sono profondamente deluso, amareggiato, dispiaciuto, un po' preoccupato San Sepolcro, e ti chiedo questa sera un po' anche di far chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro del mio, del tuo e del nostro San Sepolcro. Detto che mi è giunta voce ufficiale che ci proverete in tutti i modi per farvi pescare in Serie D, potrebbero, usiamo il condizionale, esserci parametri, però questo, Marco, lo sapremo credo alla fine di giugno, non prima. Mi puoi confermare questo intanto? Beh sì, intanto sono venuto volentieri. Perché comunque era importante oggi da parte della società dare prima di tutto un messaggio di presenza dopo quello che è successo domenica, insomma, della delusione sportiva che abbiamo avuto. Era importante dare anche un messaggio di senso di responsabilità rispetto a quello che è stato il risultato calcistico, ma soprattutto dare un messaggio di forte fiducia per il futuro, perché ci sta, non ci dovrebbe stare, perché non ci dovrebbe stare, però purtroppo è successo quello che è successo a livello sportivo. Però il movimento calcistico San Sepolcro è veramente in crescita, oltre al di là della prima squadra, quindi la fiducia per il futuro dovrà essere massima. Senti Marco, io la metto come una stagione di apprendistato, ma lo sai per quale motivo? Perché quanti anni è che mancava il Borgo dalla Serie D? Ma 5, se non sbaglio, ora si va da memoria. Sembrano, mettiamo 5. Sì. Vi siete ritrovati in una Serie D totalmente differente da 5 anni fa, che è molto più vicina alla vecchia C2 che all'eccellenza. Avete chiaramente pagato lo scotto, di errori se ne fanno. Se io posso imputare qualcosa al San Sepolcro è il non aver comunicato come deve comunicare una società come il San Sepolcro, perché nessuno vi ha imposto, diciamo, di rimanere in Serie D. Lo sapevamo che era difficile, però ci sono stati alcuni passaggi che magari potevano essere gestiti meglio. Lo mettiamo, diciamo, nel novero del proviamo a migliorare per il futuro. Detto questo, la società è solidissima su questo. Cioè non vi è alcun dubbio, c'è tanta delusione e amarezza, so di per certo che anche in società c'è proprio la voglia di provarci con questo ripescaggio,
Detto ciò, Marco, intanto quello che mi risulta, e mi potrai correggere se sbaglio, è che i giovani che hanno fatto bene in prestito tornano tutti, a partire da Michele Mariotti. Su questo mi è stato più o meno detto, vedremo, li valuteremo e poi ci sarà da ricostruire. Ma io credo che al momento sia alquanto prematuro dire chi torna e chi non torna. Chiaro è che i giovani di proprietà del Sansepolcro sono sempre stati monitorati e saranno monitorati anche in futuro. Poi da qui a dire torna una persona, cioè la squadra ancora non è stata né pensata né neanche programmata da un punto di vista proprio dirigenziale. Noi in questo momento siamo concentrati sull'analisi dell'annata, perché chiaramente è importante fare tesoro dalle situazioni che ci sono state, e migliorarle senza dubbio, proporre, dico, con l'obiettivo di proporre un qualcosa di migliore verso il pubblico di Sansepolcro, perché penso che anche quest'anno sia stato encomiabile, anzi, pubblicamente c'è già stato un comunicato ufficiale della società, ma ci tengo io personalmente a ringraziare tutti i tifosi perché veramente sono stati encomiabili tutto l'anno, hanno incoraggiato la squadra fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, quindi la piazza merita di più rispetto a quello che abbiamo fatto e stiamo già lavorando per questo, indipendentemente dalla categoria che attualmente a livello sportivo è l'eccellenza e quindi dovremmo essere bravi a formare una squadra che dovrà essere protagonista in eccellenza, ma allo stesso tempo dovremmo essere bravi anche qualora ci dovesse essere la possibilità del ripescaggio, l'ipotesi concreta del ripescaggio di avere una squadra che poi possa competere anche nel campionato di Serie D, perché i due campionati sono diversi, hanno caratteristiche diverse, ma noi dovremmo essere bravi a farci trovare pronti in entrambi i casi. Allora, caro Angelini, perché faremo un ping pong tra Virtus San Giustino e Sansepolcro. E già vi anticipo qual è la nostra grande difficoltà per la prossima stagione. Tre squadre Alto Tiberino in eccellenza, tre squadre Alto Tiberino in promozione. Probabilmente dovremo fare due tipi di trasmissioni, una che riguarda la promozione e una che riguarda l'eccellenza. Ci stiamo pensando. Nulla togliendo al Trestina che comunque farà la Serie D. C'è da dirimere la questione guida tecnica. Io ti dico quello che so. Paolo Valori ha declinato l'invito a proseguire anche per la prossima stagione. Quello che so io è questo. Non perché non si trovasse bene a San Giustino, perché si è trovato benissimo, però chiaramente, giustamente, è un impegno troppo importante. Mi confermi che non sarà più il tecnico della Virtus San Giustino Paolo Valori Sì, oppure? intanto vorrei puntualizzare che le squadre Alto Tiberine dovrebbero essere quattro, perché c'è anche il Calzolaro, comunque non so qual ha dimenticato, se Montorno o Calzolaro, comunque ci sono tutte e due. Hai ragione, perdonatemi amici di Quindi, Calzolaro, no, no, ma era solo una puntualizzazione perché sono troppo legato nessuno si offende, insomma. al No, mio ma piccolo orticello. C'è al di anche là di questa Calzolaro. digressione, diciamo che sì, confermo che Paolo Valori purtroppo non sarà più l'allenatore della Virtus. Per una scelta sua, la società ha cercato fortemente di riconfermarlo in tutti i modi, ma la sua scelta è dovuta ad una priorità che oramai Paolo ha da anni. Lui si occupa anche di una responsabilità tecnica con una società, a parte il fatto che fa da 18 anni il Milan Kempe, ma da qualche anno è anche collaboratore di una società di Varese che si occupa di tecnica calcistica e fa attività itinerante nei vari settori giovanili nazionali. E quindi lui chiaramente la priorità la dà a questo e non se la sente di prendere un impegno che poi potrebbe non mantenere come è nella sua professionalità. Anche perché, cioè noi ci incrociamo molto spesso al Borgo a camminare e negli ultimi 7-8 mesi lui non è più venuto e deve tornare a camminare perché è un motivatore per me Paolo Valori. Se non cammina lui non Certo. cammino io e quindi Ma quella no, stessa però sono cosa solo problemi penso che di sia reciproca no, comunque. sono solo problemi chiaramente
personali, perché lui Sì. avrebbe detto di sì subito, Sì. però sinceramente anche lui ha dei impegni e li deve saper gestire. Quindi mi dai la conferma di quello che mi era stato detto. Senti, Marco, intanto io voglio pubblicamente ringraziare Catacchini, Fabio. Lo ringrazio pubblicamente perché fatto 5 giornate dal termine della stagione. Di dire di sì al Sansepolcro è una scelta di cuore. Ora, non so se è troppo presto per dirlo, io auspico, spero che Fabio sia il prossimo allenatore del Sansepolcro. Non so se tu puoi o non puoi dirmi qualcosa a riguardo, ma per me lo può fare tranquillamente, e per l'esperienza e per la carriera sportiva, e perché mi dicono sia già pronto per fare il tecnico di una società importante come il Sansepolcro. Catacchini o non Catacchini? Ci sarà anche da dirimere la questione legata al direttore sportivo, perché tu sei responsabile dell'area tecnica, no? Direttore generale del Sansepolcro Calcio. Quindi la tua è una mansione differente, non è quella di fare mercato. Però te mi insegni da uomo di calcio quale sei, che prima si fa il direttore sportivo, o si conferma Mogna o non lo si conferma, poi si fa l'allenatore o si conferma Catacchini o non lo si conferma, e poi si inizia a costruire la squadra in base alle esigenze del mister. Siamo a metà maggio. So che c'è il problema categoria, però saranno le prime due figure che cercherete di chiudere entro e non oltre la prima settimana di giugno. Chiaro, la casa di solito si fa dalle fondamenta, quindi sono figure chiaramente pilastri per quanto riguarda la situazione tecnica, quindi saranno figure che dovranno poi portare avanti tutto il discorso tecnico durante l'anno. In questo momento sono in corso delle valutazioni, non approfondite perché la società si è riunita lunedì dopo la partita di domenica, ma non per la retrocessione, ma semplicemente per un discorso di programmazione. Era già previsto l'incontro, ma sono stati affrontati altri discorsi, tra cui quello principale, la possibilità di fare domanda di ripescaggio, perché era la priorità assoluta in questo momento della società. C'è a breve un incontro, un aggiornamento, ci sarà nei prossimi giorni, che credo che verrà, dove verranno poi messe sul tavolo la situazione tecnica. Chiaramente sia Catacchini sia Monni sono delle figure che hanno tutte le caratteristiche per portare avanti il progetto a Sansepolcro, e quindi saranno sicuramente delle persone che verranno prese in valutazione e verranno prese di riferimento sia al lavoro fatto quest'anno, ma anche nel caso di Emanuele Monni, anche nell'anno precedente, perché comunque non ci dimentichiamo che ha vinto un campionato a Sansepolcro da direttore sportivo, e anche del lavoro che ha fatto Catacchini, Fabio, con gli allievi fino a un mese fa, perché era stato un lavoro davvero importante. Quindi diciamo loro sono dei profili che sicuramente verranno presi in considerazione e hanno tutte le caratteristiche per poter dare il loro apporto in una piazza importante come Sansepolcro. Diciamo che ci potrebbe essere un inizio di trattativa, dai, mettiamola così. Allora, intanto, ritornando a San Giustino, questione allenatore, no? Io credo che sostituire un tecnico come Paolo Valori non sia semplice. Te ti aspettavi un no, ti aspettavi un sì, ci penso, lo valuto, oppure mettiamoci a sedere, fatemi vedere i programmi, poi decido? O eri già convinto che Paolo... Ma no, allora nelle ultime, diciamo, chiacchierate che avevamo fatto, ero convinto, no, ma però comunque pensavo che potesse rimanere. Mi aveva accennato di questo impegno, poi magari nei giorni sono aumentate un po' diciamo, come si può dire, le difficoltà, e quindi lui sicuramente non, come ho già detto prima, non se la sente di prendere questo impegno in questo periodo della stagione.
sa benissimo che comunque le società hanno necessità in questo momento di definire la conduzione tecnica e quindi ha preferito chiarire subito la cosa in maniera molto professionale, corretta, qual è, insomma, nella persona di Paolo Valori. E quindi vi state guardando intorno. Sì, ma è una cosa fresca di ieri sera, diciamo, quello che lui, cioè, che ci siamo detti e quindi lui ha comunicato questo, quindi adesso sì, ci stiamo, ma è da ieri che, perché noi, ecco, fino a ieri pensavamo che si potesse essere ancora Il tecnico del... un proseguo con lui. Allora Marco, senti, intanto, tu rimani direttore generale. No, perché questa la voce me l'hanno detto, ora dillo pubblicamente, perché te sei, rimani direttore generale del San Sepolcro Calcio. Mi puoi dare almeno questa la conferma? Ad oggi, ripeto, fino al 30 giugno sicuramente, ad oggi non sono state ancora ufficializzate tutte le cariche per la stagione successiva. La volontà da parte mia c'è, credo anche quella della società, però ufficialmente ancora non abbiamo parlato in maniera approfondita, anche perché, ripeto, la priorità della società in questo momento era la valutazione immediata della domanda di ripescaggio in Serie D, perché quella era la priorità. Che andava avanti a tutto, poi da ora in poi ci saranno tutte le valutazioni del caso delle varie cariche, però ripeto, da parte mia non c'è la Allora volontà Marco, di rimanere. mi dicono che i parametri ci sono, però non mi voglio illudere davvero, eh? Però mi dicono che i parametri ci dovrebbero essere, quindi si potrebbe aprire una finestra importante per quanto riguarda il ripescaggio del San Sepolcro. Mi viene spontaneo chiederti, a prescindere dalla categoria, no? Tanto adesso non possiamo dire se sarà Eccellenza o Serie D, che fa continua su. Anche questa è una domanda che ti Sei posso vero, cioè. rispondere più avanti, non lo so, cioè, sono situazioni oggi che ancora sono fresche ripeto, di un risultato sportivo non felice e che ha lasciato chiaramente amarezza, ha lasciato dei strascichi a livello diciamo della società, ma soprattutto a livello individuale anche dei componenti della squadra, dello staff tecnico, di tutti noi. Quindi secondo me è tutto molto prematuro in questo momento. Ripeto, la mia presenza oggi è qui. Per dare dei segnali di fiducia, un messaggio di fiducia per il futuro, perché è giusto che una società metta la faccia anche quando i risultati sportivi, diciamo, della parte principale dell'attività di San Sepolcro, che è la prima squadra, non sono andati come speravamo. Però detto questo, ripeto, il movimento calcistico di San Sepolcro è in continua crescita. Abbiamo in questo momento il pensiero è anche alle finali nazionali di Coppa del calcio femminile, perché avremo, anzi, faccio un appello per chi volesse avvicinarsi a questo calcio che magari non ha mai visto, avremo le finali nazionali, due partite in casa, triangolare contro Ascoli e Abate, una squadra campana, il 26 maggio e il 2 giugno al Buitoni, quindi anche questo è un evento, insomma, che darebbe modo di avvicinare al calcio femminile. Abbiamo un settore giovanile in forte crescita, abbiamo riproposto il torneo Hacker quest'anno dopo alcuni anni di stop con un'ottima soddisfazione, quindi ecco. Ma venire di qua mi stai bruciando tutti gli argomenti. No, questo ci tenevo a rimarcarlo No, no, perché sono argomenti che volevo trattare, però li trattiamo en passant, no? Perché poi ti devo chiedere anche la cortesia di mandarmi due ragazze del calcio femminile, perché me lo avevi promesso certo. e vorrei chiudere con loro. Sì, il trofeo Hacker, sì, il settore giovanile che è in enorme crescita, ma io non credo, Marco, ci sia bisogno di chiarire la solidità del San Sepolcro. Cioè, purtroppo ci può stare che dopo 5 anni di assenza da un campionato importante come la Serie D si siano commessi degli errori di valutazione. Cioè, io ho sempre detto, per me San Sepolcro è una neopromossa, punto. E mi è stato vol molte volte rinfacciato, no, il San Sepolcro ha fatto 27 anni di D. No, il San Sepolcro era una neopromossa, perché la Serie D di 5 anni fa non è quella di ora, perché te hai giocato contro Livorno, Grosseto, Gavorrano, Tau Alto Pascio. Allora io ti faccio un esempio.
Il profeta ama, no, mi dici com'è l'attacco del Grosseto? Mi dici com'è l'attacco del Livorno? Mi dici com'è l'attacco del Tau Alto Pascio? Queste sono squadre che hanno una dimensione, la stessa Pianese, lo stesso attacco del Trestina, cioè, tu non, cioè, capisci Marco, non è quella Serie D che hai lasciato 5 anni fa, è una D che è una C2. I giovani purtroppo del Sansepolcro sì, erano performanti, ma anche 5 anni di assenza dalla nazionale junior, dalla juniores nazionale, consentimelo, non ti danno atleti performanti e pronti per un campionato come la D. Io Lorenzo ho visto giocatori di D provenienti da primavere di Serie A avere enormi difficoltà in Serie D. E questo è un campionato che è un campionato difficile. Sbaglio, ho Sì, detto, cioè io no. non voglio che passi cioè, Ma sì, è stata una stagione purtroppo di ma apprendistato. è normale che la Serie D tornasse ad avere quella sua dimensione che gli appartiene per storia, dopo soprattutto no, la non diciamo ricreando la Serie C e quindi togliendo la C2. Oggi la Serie D rappresenta, È la vecchia sì, è C2. una parte, no, una parte di vecchia C2, una parte di vecchia Serie D come era una volta, quindi i campionati sono campionati forti, con squadre blasonate, città importanti, oltre che ricche, e quindi è normale che i campionati ora riacquisiscono un valore totalmente diverso da quello che era qualche anno fa. Poi se ci mettiamo Marco anche l'analisi, no? È stato più volte detto, è stata sbagliata la punta. Hai visto che seconda parte di stagione ha fatto lungo? Quindi probabilmente cioè, ci può stare. Ora quello che conta è non perdere l'enorme patrimonio di sportivi che vengono allo stadio, che vengono al Buitoni, che sono davvero fortemente critici, non i ragazzi della curva, ma magari perché si sa, il borghese ha un palato sopraffino per quanto riguarda il calcio, sono tutti allenatori, questo lo sappiamo. Quello che conta, secondo me, è, a prescindere dalla categoria, ripartire subito con un progetto tecnico chiaro, veloce, no? Crederci, perché se faccio l'ipotesi, si sceglie Catacchini e Monni e sono quelli, e su quello costruire. Quello che chiede magari il tifoso normale, quello da bar, è fateci capire come ripartiremo, a prescindere dalla categoria, secondo me, Marco. E questo è il primo messaggio che va dato. Capisco che ci sono i tempi, però capite anche che il tifoso borghese un po' di apprensione l'ha in questo momento, no? Ma io su questo non sono molto d'accordo, sulla pensione, perché ti assicuro che gli stessi tifosi che magari giustamente durante l'annata sono stati critici perché, ripeto, la proposta era molto migliorabile rispetto a quello che abbiamo fatto, però sono stati anche gli stessi tifosi che il lunedì, martedì, subito dopo la retrocessione ci hanno mandato messaggi di incoraggiamento, messaggi di forza, messaggi di sostegno ripeto, a un risultato sportivo che ovviamente ci ha lasciato tanta amaro in bocca perché l'esito doveva essere diverso. Avevamo lavorato da inizio dell'anno, anche prima di me, poi prima di me Monni, ma poi anche io e Emanuele, insieme a tutta la società. A un certo momento sembravamo tirati fuori dalla situazione difficile. In realtà, ripeto, hai detto bene te prima, il campionato Serie D è un campionato talmente livellato, talmente forte che devi essere sempre sul pezzo, devi essere pronto a 360 gradi. Però da qui in avanti, adesso ripeto, da lunedì stiamo lavorando, non ti dico giorno e notte, ma quasi per programmare. E la parte tecnica sarà a brevissimo trattata, ancora non è stata trattata perché altrimenti sarei qui a dirtelo, ma non è stata trattata. E al momento in cui sarà trattata saranno i tifosi saranno i primi a essere avvisati perché sono d'accordo quando ci deve essere massima chiarezza e massima apertura nella comunicazione. Questo sarà un obiettivo che dovremo raggiungere e
dovremo avere delle crescite importanti da un punto di vista proprio societario e di immagine verso l'esterno. Allora, tornando a San Giustino, poi voglio fare un passaggio su un fatto di cronaca, sinceramente, che non ho capito, è quello del sintetico, perché poi alla fine sai come funziona, no? Caro il mio profeta. Quando la nuvolina di Fantozzi si sposta, chiaramente inizia a piovere sempre. Cioè, voglio dire, anche la questione sintetica dell'antistadio, no? Cioè, non so, la società credo non c'entra assolutamente nulla, ma cioè, dovrei chiarire, dovremmo capire quello che è successo e ce lo comunicheranno. Però vedere il manto erboso finito e il giorno dopo, cioè, io sinceramente sono questioni che sono quelle annate un po' particolari dove non te ne va una per il verso, guarda, questo voglio essere sincero. Io vorrei capire una cosa invece, Lorenzo. Vi prenderete una quindicina di giorni di tempo a questo punto per cercare di analizzare chi potrà essere il nuovo tecnico della Virtus San Giustino. Ma io ti faccio una domanda, e non è una semplice domanda. Quattro Alto Tiberine in promozione, mettendoci il calzolaro, giusto? Sì. Quattro rose da formare, 88 calciatori da trovare. Te che sei stato anche un grande tecnico, sai che è un'impresa impossibile, perché 88 giocatori di calcio per la promozione nel giro di 40 km non ci sono. E questo è un problema enorme, secondo me, per tutte e quattro le società. Siamo d'accordo, infatti oggi allestire una rosa diciamo più o meno competitiva anche per un obiettivo minimo che può essere quello della salvezza con le risorse economiche anche che ci sono oggi che non è facile reclutare come dicevo, allestire una rosa non è semplice perché comunque le quattro Alto Tiberine sembrano poche, ma in realtà non lo sono, che giocano nello stesso campionato, considerando che poi, ecco, adesso c'è da vedere, no, il Sansepolcro che categoria farà, ma comunque c'è il Lama, no, il Lama che poi è in promozione, Sì, quindi hai sono cinque. ragione, ma Ecco, sono perché te mi cinque. metti il calzolaro? Io il calzolaro non ce l'ho messo, Ho no? capito, ma Sono perché? 5, hai ragione, no, ho sbagliato, sono 5. Sono 5 110 appunto. giocatori da trovare. Ecco, sono 5. Cioè, Infatti. praticamente cioè, con speriamo di no, se il Sansepolcro non viene ripescato, se la gioca in eccellenza, tu i giovani del Sansepolcro te li scordi. Sì, appunto, quindi è sempre più complicato, sempre più difficile, quindi bisogna cercare di fare dei programmi giusti, il passo secondo la gamba, come si usa dire, e con le forze che uno ha a disposizione, e cercare di trovare avere magari quella, come dire, intuizione in più, magari rispetto all'avversario nel periodo estivo. E poi dopo è chiaro che il campo decide tante cose, perché magari adesso parlavamo del Sansepolcro, sì, ci potranno essere stati dei problemi, probabilmente anche degli errori. Questo, come ho sempre detto, lo si può sapere solo da chi li vive, però sicuramente magari sono anche quelle annate dettate da episodi e quindi. Ripeto, in questo momento lavori per fare delle cose, per programmare e cercare di far rientrare un progetto che è nelle tue possibilità, poi il campo magari ti dice altro. Allora, senti Marco, non riesco a capacitarmi di una cosa. Allora, ho visto un Sansepolcro in palla fino alla fine di marzo. C'è un Sansepolcro che davvero era tornato a giocare a calcio, faceva un buon calcio, fisicamente performante. Poi, dopo Cenaia, c'è stato un crollo verticale. È come se la luce si fosse spenta. 5 sconfitte, credo, consecutive, no? Correggimi se sbaglio.
Sì, forse. E l'ultimo, pareggio. Detto che non imputo assolutamente la colpa di queste sconfitte a Catacchini, ma tu da uomo di calcio ti sei spiegato che come il Sansepolcro da squadra che se la poteva tranquillamente giocare addirittura per salvarsi senza passare dai play-out abbia avuto sto crollo verticale? Perché poi fisicamente il Sansepolcro non mi sembrava anche, diciamo, su livelli, dico, accettabili, perché siamo alla fine di un campionato. Ma che cosa è successo? Cioè, è come se la luce si fosse spenta improvvisamente. Sì, diciamo che il periodo spartiacque non è la fine marzo, ma fine febbraio. Cioè, noi siamo andati bene fino alla vittoria in casa con il Saravezza, poi la partita dopo, che era metà febbraio, forse il 18 febbraio se non sbaglio. Poi abbiamo perso Figline la partita dopo, e poi la partita di Cenaia è stata un po' lo spartiacque, perché eravamo tutti convinti di ripartire dopo la sconfitta di Figline, che fosse stato un episodio. In realtà ci siamo trovati anche per episodi non dipendenti dalla nostra volontà, perché col Cenaia penso che siamo stati oggetto di un episodio che nel calcio non credo che si veda molto spesso. Siamo rimasti in 10 dopo 4 minuti, 5 minuti sul rigore a favore nostro, quindi è stata una cosa per doppia ammonizione tra l'altro. Quindi è stata una partita totalmente in salita, e da lì onestamente la squadra ha perso riferimenti, ha perso certezze, e se sapevamo dal motivo che dipendeva da questa cosa, che causava questa cosa, probabilmente eravamo intervenuti e avevamo risolto. In realtà il calcio a volte ti mette di fronte a delle situazioni che sono di difficile spiegazione, sono periodi che purtroppo fai fatica a invertire la rotta, non ne siamo stati capaci, questo purtroppo dobbiamo prenderne atto, ma ripeto, siamo qui per lavorare, per portare Sansepolcro a un livello che merita, perché veramente quest'anno mi sono accorto che i tifosi, la piazza, la gente è qualcosa veramente di prezioso, e noi dobbiamo lavorare per loro. E quella famosa partita che abbiamo dovuto giocare senza tifosi, quella dopo il Triestina, quando veniva giù il diluvio universale e uno dei due guardialine sentì il famoso... Era quello. Sì, sono tutti episodi, cioè, sono tutti episodi simbolo di un periodo che purtroppo non te ne gira bene una. Cioè, ma lo stesso partita in casa con il Givi Borgo, la seconda tra l'altro di Catacchini, dove la squadra si stava esprimendo in maniera importante, stava pareggiando 1-1, ma dopo 10 minuti del secondo tempo... contatto in aria di Pauselli, che lo hanno toccato, c'era il contatto, che le immagini lo chiariscono in maniera evidente, anche stessa cosa, seconda ammonizione per simulazione, rimane in 10, perde la partita. Cioè sono quelle situazioni che purtroppo quest'anno ci sono state. Detto questo, ne prendiamo atto e ripeto, se sapevamo la causa precisa, avevamo trovato la soluzione. Beh, nel calcio non c'è mai nulla di chiaro e definito, caro Marco, perché tu devi, cioè, tu lo sai, perché sei uomo di calcio, credi di aver allestito una squadra che se la può giocare, e ti ritrovi chiaramente a competere per un obiettivo che non è il tuo. Questo, diciamo, nel calcio ci sta. Però quello che oggi possiamo dire è che Sansepolcro riparte in maniera forte, chiara, concreta, con un obiettivo importante, che è quello di provare ad essere ripescati in Serie D, qualora non ve ne sia la possibilità. Mi è sembrato di capire che comunque verrà allestita una squadra da vertice, questo almeno lo possiamo dire, perché se no, questo lo possiamo dire, oppure... Sì, no, l'obiettivo... E tornarci in Serie D. L'obiettivo è quello, cioè tornarci non è mai facile, l'abbiamo visto l'anno scorso per vincere il campionato d'eccellenza, quello che abbiamo dovuto penare, quindi non è mai facile. Però è chiaro che la squadra dovrà essere protagonista nel campionato, perché la piazza di Sansepolcro deve essere assolutamente protagonista in eccellenza. Il compito della dirigenza e della società è quello di allestire una squadra che possa esserlo, senza nasconderti, senza pensare a nient'altro, insomma, sempre ovviamente in un discorso di sostenibilità economica, perché comunque
L'aspetto economico è sempre importante anche per garantire il futuro ai ragazzi del settore giovanile e per garantire il futuro al calcio a Sansepolcro in generale. Attenzione, questo lo possiamo dire pubblicamente, Sansepolcro ha i conti in ordinissimi, cioè praticamente è un bilancio sanissimo, nessuno, cioè, chiaramente questo lo dico perché no, Certo. lo scudetto del bilancio il Sansepolcro lo ha vinto, punto. Per il resto vedremo. Poi parleremo anche di questa del settore giovanile, numeri importanti, lì c'è un movimento che cresce, ma il settore giovanile del Sansepolcro è da sempre un'eccellenza, come lo è quello della Virtus San Giustino. 7 undicesimi nell'ultima partita che provengono dal settore giovanile, Sì. no? Cioè, poi, quando si dice che la fortuna delle società Sì, ma la fa il infatti. settore giovanile, perché poi alla fine si parla, si parla, si parla, ma le società che hanno settore giovanile riescono, Sì, ma adesso un no, po' a fare dei progetti anche di lunga durata. Sì, Poi c'è questo anche sì. l'attaccamento alla maglia, no? Perché vedere giocare la Virtus San Giustino, tu lo vedi che questi ragazzi ci tengono. Ma sì, questo qui sì, dopo adesso chiaramente con le nuove regole anche questo insomma troverà un po' di, no, sicuramente di qualche discrepanza perché comunque magari ti si svincolano e quindi anche questa difficoltà arriverà, quindi anche lì ci vorrà molta oculatezza, molta attenzione per poter gestire le cose nel modo migliore perché comunque se un ragazzo poi a un certo punto ha delle attenzioni da parte di altre società, magari anche di categorie superiori o più importanti, è chiaro che può essere attratto da queste sirene, no? Allora, parliamo del trofeo Hecker prima di parlare del calcio femminile. Riparti dopo quanti anni? Se non erro l'ultimo anno 2018 è stato fatto. No, abbiamo deciso di riproporlo chiaramente in versione, io la definisco di ripartenza, quindi in maniera più corta, breve rispetto alle ultime annate. Perché? Perché era un appuntamento che tante persone, soprattutto genitori, ce l'hanno richiesto. Ce l'hanno richiesto perché è un momento di incontro, è un momento anche di vetrina per i nostri ragazzi. E onestamente abbiamo trovato un supporto, un apporto da tanti genitori che in maniera totalmente volontaria sono venuti a darci una mano per le varie serate che si sono susseguite il torneo. Quindi, onestamente abbiamo visto tanta appartenenza, questo ci ha fatto enormemente piacere, sarà sicuramente sviluppato, ampliato nel futuro e quindi sono stati veramente dei momenti piacevoli di condivisione e un torneo anche, devo dire, di buona qualità tecnica, perché c'erano squadre non solo del territorio, ma anche del territorio aretino, quindi siamo ripartiti, ecco, anche con il torneo, con una base di 60 genitori che ci hanno dato una mano a rotazione nella gestione a 360 gradi. Non è impresa da poco mettere insieme 60 genitori che remano tutti verso un unico obiettivo, caro Angelini, eh? Allora, manca poco al termine, io però prima vorrei cercare di capire questo. Caro prof, camminiamo per 7 km e arriviamo a Città di Castello. Salvezza raggiunta. Non passi che come se avessimo vinto lo scudetto. Perché sinceramente, vedere il Città di Castello lottarsela all'ultima giornata per non scendere in promozione, da che mondo è mondo, io non me lo ricordo. Anche lì credo che vada fatta un po' di chiarezza, no? Cioè, vada spiegato qual è il progetto Città di Castello 24-25, o no? Penso di sì, penso che intanto dovranno chiarire, non lo so, probabilmente anche la proprietà, se rimarrà questa, se saranno insomma gli stessi a portare avanti questi impegni, quindi questo già è un dato. È un altro dato importante quello che sottolineava prima Marco,
che in piazze di questo tipo, cioè che hanno storia, poi spesso magari si dimentica, ma comunque parliamo di due realtà che hanno una storia importante a livello calcistico, almeno nella regione. È quello di avere un pubblico, un seguito, dei tifosi che comunque ti possono contestare, ma a volte la contestazione può essere anche uno stimolo, può essere anche una spinta a fare meglio, comunque l'importante è che non sia violenta, ma comunque può essere uno stimolo. Cosa che a San Sepolcro c'è, a Città di Castello probabilmente questo oramai non c'è più da anni, o quantomeno quando avviene solo con critiche, polemiche, che poco portano, perché, ripeto, le contestazioni possono essere alla fine anche trainanti, anche positive, dipende sempre come le fai. E mentre le polemiche in maniera così anche gratuita, dove Città di Castello oramai le vive da troppi anni, è un po', io lo dico, le tifernate, tu lo sai, sono di Fernate Doc, quindi lo dico la tifernate puro, è un po' nel DNA del tifernate, essere un po' polemico, così non sempre di primo acchito anche diffidente, però poi ci deve essere un'apertura se vuoi anche arrivare o comunque tornare su quei livelli che comunque spettano questa città. Sì, però ti hai ragione Lorenzo, ma dovremmo pur mettere. Allora, mentre a San Sepolcro comunque c'è tanto San Sepolcro, città, nei dirigenti, negli allenatori, nei tanti giovani che giocano, nei tanti giovani che giocano in prima squadra, quindi c'è una matrice. Stessa cosa lo si può dire a San Giustino. Stessa cosa lo si può dire a Lama, stessa cosa lo si può dire a Triestina, lo si può dire a Selci e a Solbara. Te mi devi spiegare come fa un tifernate, io oramai non doc più perché sono 35 anni che sono a San Sepolcro, ma un tifernate doc come te, cioè, come fa ad essere stimolato ad andare a vedere No, ma Città di Castello? non ho detto Cioè, questo. dovranno mettere qualche tifernata all'interno della No, ma società? appunto, no, io non ho detto questo. Ho detto che comunque a San Sepolcro c'è comunque un'organizzazione di tifosi, c'è un tifo, come si dice in gergo, organizzato, che comunque in piazze di questo tipo conta. Va bene? Intendo dire questo, e questo lo sottolineava prima Marco. Quindi non credo, è passato di pochi minuti da quando l'ha detto, quindi credo che ho questi, no, questi voti di Sì, memoria. ancora sei giovane. Sì, appunto. Io ti dico che la Città di Castello da troppo tempo non c'è più questo. Poi non vuol dire che la società, quando ho detto di aperture, intendo apertura da parte di tutti, da parte della città, da parte di chi oggi possiede la proprietà. Perché le cose si fanno sempre, se ci sono tre persone si fanno in tre persone, se sono in più si fanno in più, non mai da soli, perché comunque anche se tu hai una proprietà di una società non puoi fare a meno di dove svolgi oggi la tua funzione. La proprietà Mancini oggi è a Città di Castello, quindi per gestire calcisticamente una realtà come Città di Castello, innanzitutto devi sapere la storia, devi conoscere il tessuto. E poi fare in modo che questo calcio a Città di Castello possa ripartire. Per far ripartire il calcio a Città di Castello, l'ho detto tante volte, queste non possono essere le categorie. Per riavvicinare la gente devi fare categorie che competano a questa piazza. Che piazza o no? Va bene, questo è Minimo la serie D. Molto minimo, minimo, ma minimo, minimo la bravo, serie molto minimo, bravo. D. Perché giustamente se gli amici di Gubbio sono in Lega Pro, Sì, ma è non capisco così, come mai ma è così, noi ma è non. così. Ho fatto tante volte questo esempio, a volte vengo preso magari no, per un così Sì. visionario, ma in realtà è questo. Chi ha vissuto Città di Castello nei anni d'oro, io oramai ho un'età che ho vissuto gli anni d'oro di Città di Castello, e c'è chi anche li ha vissuti prima di me, ancora più d'oro forse, però chi l'ha vissuti gli anni d'oro sa che Città di Castello merita questo. Almeno la serie D, ma è il minimo, il punto di partenza, serie D. Allora, tutto giusto, dico solo che a San Sepolcro c'è una società composta da imprenditori di San Sepolcro
che amano i colori di San Sepolcro e sono nati a Pane San Sepolcro. Cioè, dico... Sì, ma, sì, sono d'accordo, però vedi... scusa se ti interrompo. No, ci mancherebbe. Sono d'accordo, però vedi, il calcio di oggi dice che poi non è così. Perché sì, a San Sepolcro sono proprietà locali, da altre parti... Siamo adesso l'AMA, che è normale che ci sia una proprietà locale o comunque una dirigenza locale, San Giustino uguale. Però in, in tante realtà di serie D, di serie C, le proprietà non sono totalmente autoctone, capito? Allora, questo significa che se c'è la volontà, se c'è la passione, se c'è l'interesse di fare il bene di quello sport in quella città, la provenienza è relativa. Va bene, è che ci deve essere però la correttezza, l'onestà e la volontà di fare le cose in un certo modo, insieme con l'amministrazione comunale, insieme chiaramente con il tessuto sportivo che comunque circonda questa società, e da lì si programma e si parte per degli obiettivi seri, non con degli slogan che in estate è facile farlo, perché io oggi potrei dire in televisione che la Virtus San Giustino punta alla Serie D in 3 anni. Sono slogan che chiaramente non esistono, va bene? Quindi più spesso sono stati lanciati degli slogan che poi non sono tornati, anzi delle due ti si sono ritorti contro. Allora, la chiudiamo con il calcio femminile. Ma cioè, due ragazze o un allenatore e una ragazza del calcio femminile li concordiamo da qui al termine della stagione. Gran bella soddisfazione. Io sinceramente sono tra i pochi che non guarda il calcio femminile. Il mio babbo invece guarda molto il calcio femminile. È uno sport che cresce e mi dicono che San Sepolcro ci punta tanto. Farinelli, te lo saresti mai aspettato 35 anni fa, quando ancora giocavi a calcio? Ma guarda, anch'io ero un mondo che... Io ero molto scettico, io ero molto scettico, non voglio essere onesto, invece devo ammettere. Beh, anch'io ero un mondo che conoscevo poco prima di San Sepolcro. Poi devo dire che vedo tanta passione, vedo ragazze che fanno sacrifici per allenarsi magari in situazioni anche scomode, non retribuite, quindi benvengano i successi ottenuti, i risultati che poi ti portano entusiasmo, ti portano appartenenza, ti portano anche partecipazione da parte del pubblico, perché comunque con l'andare dell'annata il pubblico è sempre aumentato alle partite. E ora ripeto, abbiamo questo triangolare che deriva, al di là del fatto che domenica scorsa, contrapposto alla delusione della retrocessione della squadra maschile, c'è stata la soddisfazione della vittoria della seconda coppa dell'annata per il femminile, perché hanno vinto la Supercoppa Umbrans. Però ora c'è anche da fare questo triangolare di partite, anzi questo scusa quadrangolare di partite contro realtà di altre regioni, che per noi è la prima volta sostanzialmente, perché andremo ad affrontare il 19 in trasferta, il 19 maggio in trasferta a Formello, e poi avremo Ascoli, e ripeto il 26 maggio alle 3:30 Ascoli e il 2 giugno Abate, che è una squadra di Campana. Quindi ci andremo a confrontare con realtà che non sono nuove per noi, con un mondo totalmente sconosciuto, ma sicuramente stimolante, sicuramente è un'altra occasione nuovamente per portare il nome di San Sepolcro in giro per l'Italia. Bene, abbiamo chiuso con una bella notizia, una buona notizia, quindi grazie a Marco Farinelli, direttore generale del San Sepolcro, grazie per essere qua e per averci messo la faccia. Io credo che i tifosi del San Sepolcro oggi siano un pochino più tranquilli. Grazie al responsabile dell'area tecnica della Virtus San Giustino, Lorenzo Angelini. Mi chiedono anche di dire, e lo puoi dire ufficialmente, per quale motivo tu porti due orologi. E io lo posso dire, uno è con il fuso orario del Sud America, uno è con il fuso orario di Roma, perché tu, essendo un personaggio di mondo, devi capire... L'abbiamo già detto. L'abbiamo detto. Ma lo ridiciamo, perché sì, è giusto. Sì, per chi non c'era, perché per non ascolta. Per quei pochi che non ci hanno visto. Bene, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Tempi supplementari torna venerdì prossimo. Buon proseguimento.